Allora, nuovo modello della Metanol, che caratteristiche ha? Allora, Metanol CV RS è l'aggiornamento della piattaforma Metanol CV, lanciato oramai 2 stagioni fa da Bianchi, ed era praticamente continua l'utilizzo del carbonio countervail nel mondo dell'MTB. Con che caratteristiche? Perché Bianchi ha scelto di utilizzare il countervail nel mondo dell'MTB? La nostra head, diciamo, la motivazione è quella che noi chiamiamo l'aftershock control, nel senso che il carbonio countervail è un particolare carbonio di derivazione aerospaziale che ha la capacità di cancellare sino all'80% delle vibrazioni. Nel mondo mountain bike cosa succede? C'è comunque l'ammortizzatore. E l'aftershock control cos'è? Dopo che il colpo è assorbito dall'ammortizzatore, comunque un riverbero di vibrazioni passa e nel telaio, e il countervail, cancellando le vibrazioni, riesce a togliere questo riverbero di vibrazioni che passano dall'ammortizzatore al telaio. Il risultato è comunque quindi una bici più rigida, una bici più aggressiva, con cui guidare più forte, aggredire la curva, con cui scattare al meglio in salita. Cosa cambia dalla Metanol CV, diciamo, finora in commercio con questa RS? Ovviamente è stata alleggerita nel peso, parliamo di 940 grammi il telaio in taglia M, in colorazione nero carbonio UD, e è stata cambiata la geometria, quindi è stato aperto l'angolo di sterzo a 69.5 e di conseguenza è stato allungato il reach del telaio. 2 colorazioni di serie, celeste, classico celeste bianchi, o come dicevamo appunto il carbonio nero opaco, più a breve, coming soon, tavolozza, ossia configuratore online, e questo è un esempio di quello che si può ottenere, quindi come per altri modelli del mondo strada bianchi, oltre XR4 specialissime e Aquila CV, ci sarà la possibilità con un configuratore online di personalizzare grafica, diciamo colore del telaio, grafica, colore dei loghi e finitura opaco lucido, e anche in caso di acquisto della bici completa anche le decal della forcella. Una cosa di cui mi sono scordato: Metanol CVRS è solo per trasmissioni 1x, quindi solo per corona singola, ed è disponibile o come kit telaio o in 3 montaggi, Eagle, SRAM Eagle XX1, il nuovo Shimano XTR 1x12 e X012 velocità Eagle, X01 Eagle. E fascia di prezzo? Sì, la fascia di prezzo è circa sui 3.000 euro il telaio, e diciamo che le bici complete vanno dai 5 ai 6-7.000 euro. 6.800 euro la 9.1, che è il modello più evoluto. Allora, questa è la nuova Oltre XR4 con freni a disco, è un modello attesissimo dal grande pubblico, la Oltre è il nostro top di gamma per il comparto racing, geometria estremamente aggressiva, racing, super aerodinamica, telaio sviluppato con il CFD, testato in galleria del vento e migliorato anche grazie all'input del nostro team Lotto Jumbo, è il telaio usato da Primoz Roglic ad esempio. La grande novità appunto è l'inserimento dei freni a disco, una richiesta che abbiamo avuto dal mercato e finalmente riusciamo a proporre per la stagione 2019. La particolarità di questo telaio è che siamo riusciti ad integrare completamente tutti i cavi idraulici, quindi del pianto frenante e del cambio, all'interno del manubrio aero, il Vision, all'interno del manubrio e della forcella, quindi con un disegno nostro. Perché la nostra prerogativa è anche proprio quella di mettere mano ai nostri progetti e di personalizzarli per rendere una bici estremamente pulita, estremamente aerodinamica, bella da vedere, perché anche il design per noi è importante, ed estremamente funzionale. Su che prezzi si va?
10.990 con il Durace di i2.